Ciao a tutti, io sono Max e stasera andremo a cuocere la pizza nel fornetto Ferrari Delizia. Procediamo a stendere l'impasto. Dobbiamo permettere all'aria inglobata nell'impasto di andare nel cornicione, perché noi vogliamo che si alzi. Ovviamente non dobbiamo farle molto grandi, perché il forno G3 Ferrari Delizia non permette di fare le pizze diametro 33 come in pizzeria o come avete visto nell'altro video. Dobbiamo farle un po' più piccole. Stiamo facendo la prova a stendere su un tavolo di legno normale, visto che molti di voi mi hanno chiesto ma dove hai comprato la tua spianatoia in acciaio. Sì, diciamo che facilita molto, ma non è indispensabile. Come vedete sono riuscito a stendere senza problemi. Vedremo per prendere la pizza con la pala come ci troveremo. Ora facciamo una pizza come al solito con ingredienti semplici, con mozzarella di bufala, ovviamente il pomodoro e gli immancabili funghetti. Io ho preriscaldato il forno Delizia per circa 4 minuti 5, misurando la pietra refrattaria che non superi i 380 gradi, perché altrimenti andremo a bruciare il sotto della pizza. Adesso proviamo a vedere se riusciamo a... da su. Diamo una forma più o meno rotonda, cerchiamo, a posto di allargarla dobbiamo rimpicciolirla per le dimensioni del Delizia. Andiamo a infornare nel Delizia. Eccoci qua. Perfetto. Io ho effettuato delle modifiche base su questo Delizia, quindi non sono quasi ininfluenti. Qua, visto circa un minuto, uso il suo timer integrato. Vedete, secondo le mie ipotesi, per non far uscire troppo vapore, ho chiuso metà dei buchi con la carta stagnola. In più ho messo il classico deflettore, eccetera, eccetera. Vale lo stesso discorso per la cottura del forno casalingo. Le resistenze devono essere sempre accese, quindi fate un preriscaldamento a 2,5. Dopo lo mettete a 3 e la pizza deve entrare quando è sempre
con la resistenza rossa sempre acceso. Quasi un minuto giro la pizza, come vedete già si è alzata. Questo fornetto, la sua gloria, ha fatto almeno 500 pizze sicuramente. Valutate voi se conviene avere il Delizia Ferrari oppure usare il mio metodo, o perlomeno qualcun altro ci sarà arrivato prima di me, la della cottura sul forno casalingo. Se volete investire quelle 100 euro per comprare un Ferrari, io se devo fare più pizze, tra una pizza e l'altra, nel frattempo che la stendo, lascio il coperchio aperto per evitare una sovratemperatura nel caso voi l'avreste modificato. Io direi che meglio di così non può venire nel Delizia. L'impasto è sempre lo stesso, sempre quello. Vi ricordate i panetti del secondo video, del primo video, che avevo congelato? Eccoli. Sono questi. Ovviamente cambiando tipo di forno su cui si va a cuocere cambia completamente il risultato. Ecco qua.